Buonasera, buonasera a tutti, buon giovedì sera, ben ritrovati come sempre la combriccola del giovedì, la combriccola dell'Aivetto, vedo che siete già belli attivi, almeno qualcuno è attivo da 40 minuti, ciao sabato, sei arrivato prestissimo stasera. E ciao a tutti, in particolare ciao al mio nipote Enrico che mi saluta da casa, spero che vada tutto bene, che abbia ripreso scuole, che sia tutto a posto. Ciao ragazzi, ciao Fabio, ciao Stefano, immancabile, un caro saluto Stefano, veramente presenza fissa di tutti gli appuntamenti qui sul canale. E ciao a tutti, Fulvio, Giacomo, l'ho già detto, Andrea, altra colonna se non ci fosse Andrea qua. Ciao Andrea. Allora, da cosa cominciamo? Allora, sta settimana riprendo un po' il discorso che ho iniziato la settimana scorsa parlando di buoni propositi per l'anno e di quello che possiamo programmare per l'anno. Purtroppo poi, purtroppo, insomma, le cose vanno così. La discussione, la chiacchiera la settimana scorsa si è prolungata su altri temi e quindi non ho fatto in tempo a fare una carrellata. Come avevo previsto, degli eventi adventuring, ma meglio così perché questa settimana sono molto più preparato e poi non sono solo, ho un ospite che molti di voi conoscono bene, e quindi fra un po' andrò a introdurvelo. Molti di voi lo conoscono bene, dicevo, perché l'hanno conosciuto di persona quando ho fatto il Meet and Ride a settembre. Perché lui e tutto lo squadrone dei ragazzi del Motoclub Eat Sleep Ride sono sempre presenti al mio appuntamento del Meet and Ride in Lessinia, perché loro sono formidabili conoscitori della zona, ma sono anche bravissimi cani pastore e quindi mi aiutano a tenervi tutti in riga. Quindi direi di dare subito il benvenuto al mio amico Ciro, che questa sera, in qualità di presidente, rappresenta il Motoclub Eat Sleep Ride di Verona. Eccoti qua, ciao Ciro. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, benvenuto. Allora, ti getto subito nella folla, tanto sono tutti, ormai li conosci tutti, un po' Sì, perché anche tu sei una presenza fissa dei Ivetti e tutti i giovedì sera sei tra quelli che commentano e infatti ti ringrazio di essere sempre così presente, puntuale, con domande e osservazioni intelligenti e non banali. E quindi intanto grazie. Grazie per essere qui stasera, che sei qua sia per presentare un evento particolare di cui poi appunto andremo a parlare e che comunque gli amici un po' conoscono già perché l'abbiamo già nominato diverse volte, ma andremo a vederlo più nel dettaglio, sia ho voluto invitarti un po' come motociclista esperto di adventuring per presentare assieme un po' quelli che sono gli eventi anche degli altri, non solo i tuoi. Quindi vorrei coinvolgerti in un commento ecco, sui vari eventi. Ma prima come sempre partirei dalla settimana. Dalla settimana, cosa è successo questa settimana? Bene o male, siamo stati tutti colpiti ancora una volta dalla novità Guzzi che ci sta costringendo a parlare praticamente della casa di Mattello ogni settimana perché ogni settimana arriva una novità, un nuovo modello o un aggiornamento. In questo caso, appunto, ieri, è stato ieri o l'altro ieri, adesso non mi ricordo già più, ieri mi sembra, è stata presentata la Modelier 2021 della V85 TT, moto che ho provato recentemente e a quanto pare hanno in Guzzi ascoltato e messo in opera subito quello che avevo osservato durante il test, ovvero che hanno messo i cerchi tubeless, cosa che insomma era abbastanza evidente che su una moto di questo tipo ci andassero e soprattutto hanno modificato la mappatura con un'erogazione più corposa, almeno così sostengono ai bassi.
Bella anche secondo me la colorazione nera, nuova colorazione nera che va a affiancare le altre colorazioni che già conoscevamo, rosso, bianco, giallo e bianco rosso. Andrea commenta subito, prevedo vendite di cerchi tubeless per Moto Guzzi. Sì, i primi commenti tra l'altro che ho visto sui social in queste ore riguardano proprio il fatto che chi ha ordinato il modellier 2020 magari non l'ha ancora ritirato o vede queste modifiche e sta un po' rosicando, visto più di qualcuno lamentarsi. Sicuramente il cerchio tubeless però porta con sé un piccolo problemino, che è quello dell'aumento del prezzo, come giustamente nota Roberto. Ora, io non ho visto esattamente di quant'è l'aumento rispetto al modello 2020. Se qualcuno ha il dato sotto mano e ce lo vuole segnalare, almeno così lo commentiamo. Ciro, che ne dici? Ti piace la V85? Allora, la V85 è bella. L'ho vista, ci sono dei soci che ce l'hanno, un socio del motoclub che ce l'ha, che è dall'anno scorso, e sinceramente viaggia anche bene. È una moto bella guidabile, è un ex gessista, e diciamo che non rimpiange di per sé la regina del mercato italiano. L'estetica è sicuramente l'unica pecca che trovo io personalmente è nella parte meccanica, che Guzzi è rimasta indietro, un po' troppo fedele al passato, se vuoi. Ma Guzzi non può non essere... Però una Guzzi è il suo marchio di fabbrica. Non puoi, anzi, forse uno dei, chiamiamoli problemi, adesso il problema non è il termine più adatto, della Stelvio era che era... forse un po' troppo moderno, no? Cercava con i quattro valvole, nonostante insomma l'architettura fosse sempre quella del trasversale e ci fosse sempre Cardano, però se aveva il Cardano Kark, reattivo compatto, aveva le quattro valvole per cilindro, quindi forse quella peccava di aver cambiato un po' la tradizione. Qui mi sembra che siano riusciti a mantenere la tradizione, ma a fare anche un buon motore. Veramente, a parte quella... diciamo mancanza ai bassissimi giri all'inizio, proprio quando si prende in mano il gas, per il resto io ho trovato un motore godibilissimo e una potenza ideale per fare del turismo tranquillo, ma sì, insomma anche non troppo tranquillo, invece si mantengono delle buone medie, complice anche una buona ciclistica, perché permette di andare via costante, no? No, assolutamente. Quindi, dopo, sì. Se posso interromperti, scusami. Certo, poi, la cavalleria, diciamo, che presenta Guzzi, che presenta la stessa, che presentava la Honda Africa Twin, la prima versione, diciamo i 90-100 cavalli sono perfetti per strada, per fare del turismo in strada. È un po' il messaggio che sui Livetto vanno avanti costantemente di queste superpotenze. Sì. Effettivamente per godersela, esatto, per godersela su strada nel sano turismo, le proporzioni sono più che azzeccate. Sì, vediamo quanto riusciranno a mantenere appunto questa architettura con le normative che vanno via via a essere sempre più restringenti. Comunque sono riusciti a passare l'Euro 5 con un motore ad aria, insomma, direi che raffreddato ad aria, direi che comunque è un buon risultato. Infatti Sabato, che è sempre sul pezzo, ci dice che ha sentito che questo sarà l'ultimo ad aria e a olio, e non lo escludo neanch'io, in effetti. Però secondo me, appunto, lo sfrutteranno il più possibile, almeno per i prossimi anni questo motore sarà sfruttato, perché adesso è a tutti gli effetti al centro della gamma Guzzi. È stato montato anche sul V9, meglio, diciamo che era già sul V9, però il V9 si trova un aggiornamento, adesso andremo
a vedere perché tre novità della settimana, però diciamo che tutta la gamma Guzzi si sta concentrando su questo motore. Questa è l'altra colorazione anche, che non è male. Io ho trovato anche una posizione molto comoda, una posizione in sella molto, molto comoda, una delle moto più comode che ho guidato finora. Sì, forse un po' bassa rispetto ad altri modelli, perché tu sei una ragazza. Accontenta un po' tutti. Però tu sei un bel ragazzone, bello alto, insomma, sei abituato alla GS. Adventure. Adventure. Però ho saputo che ti sei fatto recentemente un regalo di compleanno molto più snello e leggero. Abbiamo aggiunto al garage quello che mancava per fare certe spedizioni punitive, chiamiamole. Sì, è arrivato il mono per andare a fare un po' di saltafossi ogni tanto. Ah, ok. Sì, sì. Il mono, che cilindrata hai preso? 404 tempi. 404 tempi, quindi una bella schiena, insomma. Sì, sì, sì. Ma tu ti servirà anche per tracciare i percorsi o li tracci? Allora, può servire per tracciare i percorsi, per andare più che altro in esplorazione, più che tracciare. Perché, diciamo, con la moto leggera, se ti vai a incartare in qualche zona un po' fastidiosa, diciamo, col mono riesci a girarti tranquillamente, col bicilindrico, col GS, fai molta più fatica. E di certo è, se vai a tracciare per maxi enduro, ovviamente il percorso lo fai con le maxi enduro. Sì, 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 sì. Però qua già si sta alzando la polemica, evidentemente non vuoi dire la marca della mono. Un KTM 400. Ha preso una KTM, signori, BMW ha comprato una KTM. Per forza, BMW non fa una cilindrica, o meglio, non li fa più. Non li fa più, esatto. Non li fa più. Nel frattempo, dai, vado via veloce, perché tanto il cuore della puntata è un altro, però, insomma, velocemente viene rinnovata anche la V9, Will V9, non so se preferite maschio o femmina, prende il motore del V85, cresce un po' di cavalli e di coppia, a livello estetico pochissime differenze, è una moto che non mi dispiace esteticamente, però non mi sembra che stia riscuotendo un gran successo, perlomeno qui sul nostro mercato. Questa la vedo un po' più difficile fare adventuring, però. Sì, questa è un po' più complicata. Però non è male. Poi nera non è brutta. Per farci il girettino breve così, andare sì. La scampagnata della domenica. Un paio di pieghe. Ecco, la versione Roamer invece, no, secondo me proprio non ci siamo. Manubrio alto, cioè una serie di cose che non... No. Vabbè, però, insomma, al suo pubblico. Ora, non so qui se tra noi c'è qualche fan del V9. Qualcuno l'aveva nominata nelle serate precedenti. Proseguiamo. E ti faccio vedere questa, invece, CF Moto MT 800, che è una delle notizie, diciamo, della settimana che è girata questa settimana, perché finalmente l'abbiamo vista in questa foto senza camuffamenti, perché già da un po' questa moto girava, la notizia di questa moto girava. CF Moto MT 800, che cos'è? È la sorellastra, potremmo anche dire sorella in realtà, cinese della KTM 790, perché KTM ha fatto un accordo già da tempo per la produzione dei motori 790 e dei modelli 790, ma non solo di quelli, come vedremo, con CF Moto, che è uno dei marchi leader sul mercato cinese. È un po', se vogliamo, passatemi il paragone, la BMW cinese, nel senso che in Cina CF è un marchio prestigioso.
La MT-800 di fatto è una KTM 790, rivista su evidentemente diversi dettagli e non solo nell'estetica, con un approccio un po' più stradale, un'estetica che per il mio non è neanche male, non la trovo affatto male, forse un po' pesantina, ma non è per niente brutta, e è anche una dotazione a quanto pare ricca, perlomeno così sembra. Motore, ripeto, è il 790 di KTM, per cui 95 cavalli, 88 Nm, è più pesante della 790 perché andiamo verso i 240 kg, quindi okay. È il solito discorso, quello che dicevamo con Borile un mesetto fa, che i chili in meno costano, evidentemente per contenere il prezzo e aggiungendo delle dotazioni, mi viene anche solo da pensare a quelle barre protettive che ci sono lì attorno, che girano attorno alle fiancatine e al muso, insomma, sono tutti chili che si aggiungono. Che ne pensi, Ciro, da consumato motociclista? Allora, la linea sicuramente è bella, niente da dire, obiettivamente. Meccanica KTM, insomma, è assolutamente di primo livello. Se non si chiamasse CF Motto avrebbe più appeal. Quindi sei uno di quelli che insomma ci fanno ancora caso da dove sì. Viene premesso, okay. Sì, ci faccio caso fino a un certo punto, nel senso che comunque i marchi più blasonati producono in Cina, in India, per, ovviamente per motivi economici, per contenere i costi, però insomma almeno noi italiani, europei in generale, il marchio lo amiamo, ci guardiamo ancora che dentro il marchio. Certo che sì. le stesse KTM vengono, non tutte per carità e non interamente, però le stesse KTM vengono costruite dalla CF Moto. Sì, quindi, sì, ma infatti. Sono due linee della stessa fabbrica e i nuovi motori che arriveranno, KTM 490 di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, saranno proprio sviluppati e costruiti da CF Moto, mentre questi motori sono sviluppati in Austria e poi costruiti in Cina. La moto comunque anche secondo me è interessante, vedremo com'è il prezzo. Secondo me i 50 kg in più che ballano al 790 però sono un handicap mica da poco. L'altra considerazione è che vedendo anche altre foto che sono arrivate a disposizione, per la verità molto poche, molto poche, sono giusto queste che stiamo vedendo ora, però si nota che sia nella versione con cerchi a raggi sia con cerchi in lega, quindi più stradale, si ha una ruota da 19, quindi un approccio okay. Decisamente più turistico e meno off-road rispetto a quelli che sono sì. Un po' gli standard di KTM. Comunque, proposta interessante, staremo a vedere, anche perché ormai in Italia abbiamo capito che il Made in China è sdoganato, abbiamo visto cosa sta facendo TRK 500 di Benelli, quindi insomma, chissà. Magari anche questa CF Moto, non so se mi lancerei a scatola chiusa personalmente a comprare una CF Moto, ma proprio più per un bisogno di appagamento personale che per considerazioni razionali, mettiamo così. Sì, dopo considera anche Benelli il nome Benelli ha una storia. Sì, però di fatto le nuove Benelli sono tutta un'altra cosa, cioè è completamente sì. Un nuovo corso, il che non vuol dire che sia un cattivo corso, sono sì progettate qui, se non totalmente, almeno in buona parte, però insomma non hanno niente a che vedere con le Benelli né del recente passato né con quelle precedenti, al di là della sede e del marchio. Quindi, no, certo, ma è per ricollegarmi un po' al discorso di prima del nome del marchio. Certo, sì. È un po', richiama, se vuoi, un po' il Made in Italy, tra virgolette, molto virgolettato,
E quindi forse, diciamo, rapporto qualità-prezzo, tutto quello che è stato detto finora richiama parecchio e spinge su da quella parte lì. CF Motto, a mio avviso, è CF Motto. Sì, a noi non dice nulla, chiaro. Esatto. A noi non dice nulla, certo. Però vediamo come sarà questa moto, perché se effettivamente la base di partenza è la 790, tra l'altro appunto la CF Moto non faranno solo questa MT800, ma faranno anche una Duke, a quanto pare, faranno anche una sportiva 390, quindi 400 con l'RC praticamente 390, e insomma sembra, perché l'abbiamo vista, hanno già mostrato i prototipi, faranno anche un 1250, però non di stampo adventure, ma più gran turismo, sempre sfruttando la meccanica della KTM. Chissà. A proposito di TRK, invece, giustamente come sottolinea Andrea, arriverà poi il TRK 800, per cui si sta per affollare questo segmento che fino a poco tempo fa sembrava quasi, non dico abbandonato, però si sta piano piano riempendo di proposte. Vedremo anche il TRK 800, sul quale io ho personalmente delle perplessità relative al motore. Ho trovato la 752 e avendola trovata eccessivamente pesante e un po' lenta nel prendere giri, la potenza c'è ma un po' lenta nel prendere giri, quindi non so come sarà la TRK 800, se il motore dovrebbe essere lo stesso, se cambieranno qualcosa. Mi sembrava che avesse le masse volaniche un po' pesanti. Secondo Giacomo ricorda un po' la Capo Nord, in effetti forse qualcosa, sì, potrebbe anche essere in forma dei fari, ma forse qualcosa, sì. Invece secondo Fabio, se chiediamo ai giovani che cos'è Benelli, non sanno risponderci, e anche questa potrebbe aver ragione Fabio, in effetti. Allora, ma andiamo avanti, non perdiamo tempo, perché l'obiettivo della serata è un altro, poi se no va a finire che facciamo tardi. Io in realtà volevo sentire la tua opinione su questa. Perché secondo me su questa la tua fede BMWista può vacillare. Allora, fede BMWista non lo so, però questa fa sangue, almeno il prototipo visto in fiera, che anche come colorazione, come diciamo accessori, dopo in fiera si sa, è tutto più bello, più pompato, però insomma ha quell'ignoranza che richiama un po' molto al discorso adventuring, all'avventura vera e propria, e è un po' il 990 che manca. A me piace un sacco, mi è piaciuto da subito appena visto il prototipo, anche perché è l'unica con il faro tondo, e io sono ancora molto affezionato a questa cosa del faro tondo. Capisco che le nuove generazioni magari no, però rispetto alla 790/890 meglio, dalla quale comunque deriva, è stretta apparente, l'estetica qui è molto più convincente, molto, molto più sexy, c'è poco da fare. Sì. Però dobbiamo aspettare ancora un po' per vederla, perché l'hanno confermata intanto, questa è una foto sempre del solito prototipo che abbiamo visto, quindi non è la versione definitiva, però è una foto che arriva dalla sede austriaca e quindi è confermata nel 2022 arriverà, quindi probabilmente la vedremo in veste definitiva nell'arco dell'anno e poi a partire dal 2022. Per chi chiede, come Fabio, il peso, al momento non sappiamo, non abbiamo nessun dato, però mi viene da dire sarà sui 200 kg, perché se la base è l'890, non mi sembra che ci sia stato aggiunto molto, penso che saremo intorno ai 200 kg. Intanto il tuo amico Cristian Artico dice che per fortuna ho le moto vecchie e me le tengo. Sì. E... sì, a cosa si riferisce?
lui ha un Super Teneré 1200, vecchio tra virgolette, insomma comunque ha, adesso non mi ricordo più di che anno è. Non è freschissimo, però adesso andrà fuori produzione, tra l'altro, perché sì, comunque Yamaha ha detto che non lo porta avanti il progetto. Esce. Esatto, ha la prima versione del 1200. E poi ha un meraviglioso CBR 600 del 98 in garage, che ogni tanto tira fuori e scatena per strada, tra virgolette, e lui è, diciamo che è molto legato, è un po' nostalgico da un certo punto di vista. È nostalgico. Sì. Beh dai, però no, Cristian, non puoi dirmi che la Norden sia brutta, dai, non ci credo che sia brutta. A me sembra che la linea metta più o meno d'accordo tutti, no? Mentre l'890 piace, non piace, ma è più, sono più il non piace dal punto di vista estetico forse, questa Nord mi sembra che bene o male metta d'accordo tutti. Sì, bisognerà vedere come sarà la distribuzione dei pesi, perché sembra molto pesante, tra virgolette, all'anteriore, molto carica l'anteriore. Sì, vediamo. Sabato dice: avrà senso solo se costerà meno e sarà più essenziale dell'attuale 8,90, però bellissima. E secondo me no, invece, perché Husqvarna si punta ad essere un po' più elitario, a fare meno numeri di KTM, e quindi secondo me costerà qualcosina in più dell'8,90, non se casomai avrà magari qualcosa in più a livello di dotazione. Ma il prezzo vedrai che sarà leggermente superiore, quanto sull'essenziale no, sarà più essenziale l'8,90. Poi c'è chi appunto aspetta la Touareg, che ne abbiamo parlato la settimana scorsa, e insomma è in arrivo, la stanno testando. Ho notato un altro commento di un GS, di un BMWista. Di quelli, aiuto, diciamo, quindi sanguigni, che apprezza. Dov'è? 9.54. Ore 9.54. Eccolo lì. Ora ci siamo. Ciao Seba, benvenuto. Benvenuto Seba. Prossima volta vieni tu in live, assieme a Ciro. Allora, sembra avere un baricentro alto, è possibile, ma abbiamo anche un'altra inquadratura, tada, eccola di qua, a me piace però. Eh sì. Proprio figo, mi piace. Poi, sì. Ciro, c'è già il portacellulare, direi che una moto che ha il portacellulare è già perfetto, tutto. Allora, è l'ultima cosa, non so neanche fatto caso. No, c'è già il portacellulare sopra. Aspetta, te la faccio rivedere. Qua in alto, sopra il manubrio, guarda, hanno già messo il cellularino. Beh, ma già anche il 790 all'aggancio lì per il navigatore. Sì, ma di fatto la moto è quella, perché vedi il forcellone, il motore sicuramente è quello, quindi non so neanche perché ci mettano tanto a testarla. Non lo so, però sicuramente avranno i loro motivi. Comunque, dai, andiamo a bomba, il tema della serata. Sì. Adventuring, ti ho coinvolto questa sera, sia perché sei un motociclista che gira e rigira in lungo e in largo col tuo GS, appunto, non solo, adesso è anche una bellissima KTM, ma perché sei qui in rappresentanza del motoclub It Sleep Ride, che quest'anno debutterà con la prima edizione, si spera, finalmente. Speriamo, prima edizione di un evento adventuring, e dove se non sui Monti Lessini, sulla nostra cara Lessinia. Allora, io qui ho preparato una scheda riassuntiva, ma vorrei che parlassimo un attimo insieme di che cosa si tratta questo Lessinia Adventure. Allora, innanzitutto la data,
che tutti gli amici possono segnarsi, 29 agosto, l'appuntamento è quindi per fine estate, 29 agosto, ma spiegaci un attimo di che cosa si tratta, qual è, diciamo, la filosofia di base della Siena Adventure, magari facciamo anche un po' un percorso storico, come è nata l'idea appunto dal motoclub, l'esigenza di fare questo di Siena Adventure. Ok, allora, noi come partiamo dal principio, noi come motoclub siamo nati nel 2017, quindi siamo comunque belli, belli freschi. E siamo nati con un evento che si chiama Lessinia by Night. Noi, conoscendo, diciamo, molto bene queste zone, ci siamo approcciati in questo modo, quindi un giro pomeridiano che ci porta a cenare in malga su in quota nel parco della Lessinia, per poi fare il ritorno in notturna attraverso la strada sterrata di Podesteria. E in questi anni abbiamo avuto grandissima soddisfazione da questo evento, perché comunque viaggiavamo da sui 70, 80, 90 iscritti ogni edizione. E poi, diciamo, è stata un po' una normale evoluzione quella di andare a creare l'Adventure, che, se ci fai caso, non è adventuring. Sono dettagli, ma i dettagli a volte sono quelli che cambiano. Non è che manca solo la ing, insomma. No, infatti. È proprio voluta, perché vuole essere un evento, un misto tra l'avventura e il tour, il turismo. Infatti, diciamo, anche per la conformazione del territorio e quant'altro, diciamo, non è paragonabile a un evento, ad esempio, tra i più blasonati in Piemonte, l'AT, piuttosto che altre simili, dove sostanzialmente ci sono dei veri e propri percorsi fuori strada e ti fai queste strade militari per ore e ore, dove praticamente, sì, volendo, non tocchi mai l'asfalto. Lessinia ha anche una conformazione proprio geografica diversa, è un'area, esatto, molto più contenuta, che si sviluppa su varie valli che scendono praticamente verso Verona. Esatto, e quindi, diciamo, non volevamo spingere troppo su questo concetto di adventuring, per come è stato coniato proprio questo termine, ma è appunto una sorta di tour, avventura e turismo. E in questo però ovviamente la fa da padrone la possibilità di fare strade asfaltate, secondarie, ma anche fuori strada. E in questo... Com'è il percorso, la percentuale, scusa se ti interrompo, la percentuale, diciamo, di perlomeno al punto in cui siete ora di tracciamento, però, insomma, io ricordo che l'anno scorso eravate pronti a debuttare, no? Sì. Doveva tenersi ad agosto dell'anno scorso, poi per causa Covid si è deciso di, secondo me, con una decisione molto saggia, matura, di rinviarla quest'anno, essendo anche una prima edizione. Per il percorso, bene o male, ce l'avevate pronte. Ecco, diciamo, una percentuale di on-road, off-road, che tipo di on-road, che tipo di off-road? Allora, indicativamente siamo sul 50 asfalto, 50 sterrato, però l'asfalto non è autostrada. L'asfalto, già quello, si divide in un altro 50 e 50 tra strade, diciamo, panoramiche e stradine secondarie, piuttosto che semisterrate, perché ci sono contrade e stradine veramente che passano all'interno di queste valli, all'interno di questi borghi, che uno o ci arriva perché qualcuno ce lo fa andare, o ci arriva perché proprio ha sbagliato tutto. credo che un po' degli amici presenti questa sera abbiano avuto un assaggio con il Meter Ride, perché comunque le zone sono quelle. Sicuramente con l'Adventure ci si spinge un po' di più, perché quanti chilometri si fanno? Sono più di 150 chilometri, poco più di 150 chilometri. E si parte, si arriva nello stesso posto, quindi a Pastrengo, in questo forte del 1800, che è anche la nostra sede, che è dove siamo partiti col Meter Ride quest'anno, e anche con le Skinny by Night, dove tra l'altro si mangia anche benissimo, decisamente, direi.
e partiamo da lì, e da lì iniziamo a risalire verso la Val Policella, principalmente, che è la valle, diciamo, più prossima a dove siamo noi, e ci spostiamo su tutta quella che è la parte, diciamo, medio-alta della Lessinia, fino ad arrivare al punto più alto, che si chiama Prima Neve, che sarà un punto di passaggio del percorso sulla strada sterrata di Podesteria. E in mezzo, prima e dopo, sarà tutto un dentro fuori in queste strade, qualche sentiero, però fattibile. Ecco, il livello di difficoltà, visto che comunque parlavi di un approccio molto turistico, sì. Quindi proprio l'esigenza, diciamo, principale è quella di far conoscere il territorio, farlo scoprire, quindi è un'esperienza nel territorio, non è una gara, non è un... No, assolutamente. Ecco. Che livello di esperienze richieste, insomma, ci sono tratti difficili, che cosa si devono aspettare? Allora, ci sono dei tratti, chiamiamoli difficili, per un neofita, perché per forza di cose chi non ha mai messo le ruote fuori dall'asfalto trova difficoltà anche a fare l'eroica, per capirci, che è un'autostrada di polvere, sì, praticamente. Però è altrettanto vero che non è obbligatorio il tassello. Quindi Non è obbligatorio. Quindi non è obbligatorio. Con una gomma intermedia, diciamo, una sì, allora, chi viaggia a un passo, diciamo, appunto turistico tranquillo, lo fa fa tutto il percorso tranquillamente con una gomma media. E noi abbiamo fatto più di qualche prova, test con le borse anche, quindi botto pesanti, e si passava, si andava via tranquilli. Dopo, ovviamente, uno, prima volta che mette le ruote fuori dall'asfalto, trova assolutamente difficoltà. Sì, certo, poi si va sempre nel solito discorso della enduro facile, difficile, insomma, dipende molto dall'esperienza di una persona, dall'esperienza con quella moto e esatto. Di moto, dal tipo di uno, insomma, ci sono tante variabili quando si parla di andare fuori strada. Dicevo che in questo caso non... siamo di fronte a un percorso prettamente enduristico, ma un percorso off-road, fuori strada, quindi strade bianche e sentieri di montagna con sassi smossi, insomma, perlomeno la parte che conosco io è così, è fattibile. Ne abbiamo avuto un assaggio appunto anche al Meet and Ride, esatto. E siamo riusciti a farlo anche con le gomme stradali, anzi... Sì, tu l'hai fatta con una stradale pura. Io l'ho fatta con una stradale con un po' seduto dietro, quindi è fattibile, e vorrei ricordare sempre l'eroico fratello che l'ha fatta con la V11 e i segni manubri, sì. Quindi sono super così. Non ha fatto le Lessina Adventure, ragazzi, però ha fatto un pezzettino di quelle strade, ecco, che erano... intanto c'è il nostro amico Alex che dice che da suono di strada non vede l'ora di sgranchirsi le ossa. Ci credo, non è l'unico. Non è l'unico, perché siamo tutti veramente ormai come delle lattine di birra agitate, non ce la facciamo più. Comunque, tornando invece al nostro bel evento, partenza e arrivo a Pastrengo, ma non si parte singoli ma in piccoli gruppi, giusto? Giusto, per un discorso anche di gestione della sicurezza dei partecipanti, abbiamo pensato di far iscrivere tutti a squadre. Chi non ha la squadra si iscrive da solo, non è un problema perché lo aggreghiamo noi per categoria, per tipologia di moto. Quindi, lo mettete comunque assieme a qualcuno che si presume abbia più o meno lo stesso passo, le stesse esigenze, perché hanno... Esatto. Esatto, anche perché appunto andando via sono gruppi da 3-5 moto al massimo, in questo modo possiamo garantire a tutti i partecipanti una presenza, diciamo, tra di loro sulle strade, in qualunque punto, anche dove dovessero trovare delle difficoltà o avere diciamo anche un piccolo incidente, ma piuttosto anche un semplice guasto o una foratura.
in diciamo, modo di aiutarsi, quindi questo fa sicuramente spirito di gruppo, e premesso che comunque scaglionati con i partecipanti partiranno anche delle staffette di staff in maniera da poter diciamo dare assistenza sul percorso, però l'idea appunto è questa. Ci saranno i cani pastore, insomma. Sì. Ma il percorso verrà dato una traccia GPX? Sì, il percorso sarà tutto su traccia GPX, non roadbook, perché non abbiamo le competenze per creare roadbook, non è facile. No, tutto su traccia GPX e comunque ci saranno anche delle segnalazioni in alcuni punti magari un po' più critici, segnalazioni piuttosto che limitazioni su alcuni punti lungo il percorso, anche perché diciamo passiamo su certe zone che sono fan parte del parco della Lessinia, quindi comunque abbiamo l'ente parco con il quale siamo già confrontati già per il 2020 quando dovevamo fare la prima edizione, con il quale avevamo concordato diciamo determinate regole da seguire anche lungo il percorso, e di conseguenza diciamo ci deve essere massimo controllo e autocontrollo da parte dei partecipanti. Hai fatto bene a parlare dell'ente parco, perché non l'avevamo ancora detto, comunque si passa attraverso un'area protetta e anche per alcune zone in cui normalmente non è permesso il traffico a motore, giusto? Sì, più che altro aree private, quindi dove comunque abbiamo il permesso di passaggio per quella giornata, infatti sì, verrà consegnata la traccia GPX, verrà consegnata qualche giorno prima ai partecipanti tramite, agli iscritti tramite mail, però appunto sarà limitato l'utilizzo di quella traccia esclusivamente durante il nostro evento. Sì, quello è importante perché quella traccia lì poi non vale negli altri giorni, perlomeno. Esatto. Non tutto, la strada di Podesteria si può fare con cautela perché è una strada aperta al traffico, ma insomma è bene responsabilizzare tutti quanti, quello sicuramente. E, allora, c'erano già delle domande, Giacomo per esempio chiedeva se c'è una data per il via alle iscrizioni. Allora, le iscrizioni apriranno a Pasqua, e se sarà confermata la fiera di Verona MBE faremo le iscrizioni già da lì, e comunque le iscrizioni saranno comunque fatte su modulo online, quindi chi non riuscisse a venire in fiera Verona e compilare insieme a noi il modulo può comunque farlo attraverso il sito piuttosto che la pagina Facebook dell'evento, dove verrà appunto caricato il link per procedere all'iscrizione. Mi spiegavi che sarà una prenotazione e poi si potrà completare l'iscrizione. Sì, sarà una prenotazione perché allora noi abbiamo previsto un numero massimo di partecipanti concordato anche con le amministrazioni, che arriviamo fino a un massimo di 300 persone. Sono tantissime, e insomma, se anche fossero la metà andrebbe bene comunque. Diciamo che non avendo oggi la certezza che questa situazione diciamo sanitaria nazionale si risolva, ma ce lo auguriamo tutti il prima possibile, a Pasqua apriremo le iscrizioni, che sono prenotazioni, e poi l'iscrizione sarà confermata solo dopo il versamento della quota di partecipazione, che però questo avverrà con una comunicazione da parte nostra. Quindi saremo noi a comunicare. Quindi uno si prenota, poi voi rispondete. Esatto. Saremo noi a dire, guarda, il giorno tal di tali parte l'iscrizione vera e propria, abbiamo già tutti i tuoi dati, per confermare la tua iscrizione procedi con il pagamento. Perfetto, della quota. Anche il tempo eventualmente, se cambiano un po' le cose, cambiano anche banalmente le esigenze personali, può anche ripensarci, certo. Altro. Però sono convinto che... tra l'altro la quota di partecipazione mi sembra assolutamente molto competitiva, nel senso che mi sembra una cifra assolutamente ragionevolissima, nel senso per una giornata di divertimento su un percorso che non si conosce, non si può fare normalmente, insomma mi sembra che 90 euro per i non soci, quindi 70 per i soci del motoclub, mi sembra veramente un prezzaccio, diciamo, mi sembra un ottimo affare.
Allora, noi riguardo alla quota di iscrizione, noi siamo un'associazione non a scopo di lucro, per cui sostanzialmente non c'è nessuno che ci guadagna in quello che stiamo facendo, per noi è pura passione. E tra l'altro ci tengo, parte del ricavato, tolti ovviamente i costi vivi, andrà in beneficenza ad ABEO, che è l'associazione bambino emopatico oncologico, che avevamo già, diciamo, concordato, contattato lo scorso anno, e anzi erano in fiera insieme a noi, se ti ricordi, il presidente di ABEO Verona. Sì, sì, ricordo benissimo. E quindi insomma parte del ricavato, diciamo, ha uno scopo anche benefico questo evento, non è... Anche questo è importantissimo da dire e vi fa molto, molto onore. Ma lo so che siete bravi ragazzi. Senti, tipologie di moto ammesse, sì. Maxi enduro, quindi sì. Over 150 kg. Esatto. Giusto? I classici. Scrambler, questo ha caratteristiche particolari, ha limiti di peso, di cilindrata? No, sostanzialmente no. Cioè posso sorvegliare sia con una Scrambler 250 per dire che con la Scrambler 800 di Ducati. Esattamente. Perfetto. Mentre vintage, ci auguriamo. Sì, sono le moto storiche e anche lì non ci sono limiti, diciamo, di cilindrata o di peso, cioè può venire quello che ha anche il cinquantino storico da enduro, sì, sì, per capirci, sicuramente avrà difficoltà, cioè, se la suderà un po'. Speriamo che abbia i pedali più che altro. Esatto. E poi elettriche, che comunque... Proviamo a introdurre, sì, vediamo, anche un po' di green. Se qualcuno si affaccia. Beh, comunque voi come motoclub avete di... importanti trascorsi, diciamo, con l'elettrico, perché comunque avete un ottimo rapporto con il dealer di zona, che è molto attivo, il buon Valerio di, esatto, EcoZero, con il quale avete già organizzato delle giornate di prova, a cui tra l'altro ho partecipato, sì. Sicuramente molti di voi avrete visto il video pubblicato un paio d'anni fa sul mio canale, quindi... aspetta, ci sono delle domande. Fulvio dice vintage pre-90 o 91? Pre-91. Allora, se parliamo dei 30 anni, per cui la moto è storica, quest'anno siamo nel 2021 e siamo nel 91. Esatto, quindi valgono i 30 anni di, esatto, diciamo, di ASI, mettiamola così. È necessario avere iscrizioni particolari a FMI, WISP? No, non è necessario avere nessuna tessera. E noi siamo, come motoclub, siamo affiliati a WISP, abbiamo rinnovato anche quest'anno la nostra affiliazione e WISP ci dà l'opportunità, tramite WISP abbiamo l'opportunità di fare un'assicurazione a tutti i partecipanti per la giornata dell'evento, che è compresa nella quota di iscrizione, per cui tutti i partecipanti avranno la loro assicurazione infortuni, come, diciamo, solitamente viene data dai vari tesseramenti, eccetera, esclusiva per quell'evento, in sostanza. Però non è obbligatorio avere nessuna tessera FMI, WISP, perfetto, o quant'altro. Perfetto, quindi bisogna solo iscriversi, presentarsi, esatto, con una moto adatta, in ordine, e regolamentare, perché comunque assolutamente siamo su un circuito, ma andiamo a girare per strada aperta al traffico, come ricordo la maggior parte, anzi la totalità degli eventi di questa tipologia, insomma, si svolgono su strada aperta al traffico, non sono delle gare o dei rally, sono a carattere turistico, quindi è importante essere a norma ed essere con l'equipaggiamento giusto, quindi basterà prenotarsi quando saranno aperte le iscrizioni, poi completare l'iscrizione e farsi trovare il 29 agosto alle 8 del mattino. Allora, no, una piccola precisazione, allora, e sì, sarà il 28, il sabato pomeriggio sera faremo, sì, le operazioni preliminari, le OP di verifica, di controllo, diciamo, degli iscritti e tutto, dove daremo i gadget, e l'adesivo da montare sulla moto, eccetera, e verrà fatto poi un aperitivo con un piccolo briefing
per illustrare quello che sarà l'evento del giorno dopo, con la possibilità di cenare lì al Forte e fare una piccola, diciamo, una piccola festa, comunque stare in compagnia, conoscersi. E poi la domenica alle 8:30 tutti dovranno essere già presenti alla partenza, perché alle 9 inizieranno le partenze scaglionate dei gruppi, delle squadre. E questo fino, sì, fino rally. Esatto, e stile rally, partenza ogni minuto, in maniera anche da non creare problematiche, diciamo, lungo le strade. Giustamente, abbiamo dimenticato un aspetto importante che ci ricorda Fulvio. Per i pasti, come ci si organizza? Allora, nella quota di iscrizione è compreso il pranzo a circa metà percorso, quindi il ristoro del pranzo, e anche la cena della domenica sera, dove si farà, diciamo, un po' di festeggiamenti, e un po' di premiazioni, anche perché molto probabilmente riusciremo ad avere qualche ospite illustre, posso dirlo, e oltre a te, Nicola. Magari qualcuno che torna dalla Dakar. Magari qualcuno che torna dalla Dakar, esatto, direttamente dall'Africa e non solo, perché oggi ho scoperto una cosa, che sì, questo buon uomo di soli 65 anni che sta portando a termine la Dakar. Una Dakar che è una gara eliminazione praticamente. Esatto. E quando domani arriverà in fondo al suo 29esimo rally, sarà il primo pilota ancora in auge ad aver completato tutte e tre le Dakar nei tre continenti dove si sono svolte. Ecco, adesso però non tiriamo perché povero Franco, speriamo che insomma vada tutto bene. Casomai appunto la settimana prossima ne parliamo. Tra l'altro vi anticipo già che la settimana prossima avremo un altro ospite, un altro amico, anche lui con trascorsi dakariani, poi vi rivelo di chi si tratta. Rispondo sempre a Fulvio, che fa un'altra domanda. Sì. Sì, abbiamo la convenzione per il pernotto con un albergo che c'è qui, ad esempio, lì a Pastrengo proprio, e che quando faremo l'iscrizione tutto daremo tutte le informazioni, e stiamo vedendo se abbiamo anche la possibilità di avere un'area, diciamo, tenda per i più sportivi, diciamo. Ok. Allora, cosa volevo dire? Cosa mi era rimasto? Perdonami, ho perso un attimo il filo. Mi sembra che abbiamo detto tutto sull'evento. Sui pasti mi sono un attimo perso, perché stavo pensando ai gnocchetti di malga, ai gnocchi sbattuti di malga, che penso che molti si ricordano. Che ci saranno. C'è stato un attimo di blackout. Allora, qualcuno tra l'altro lancia una proposta. Questa potrebbe essere un'idea da mettere all'asta. Io te la suggerisco così, magari per trovare qualche fondo per Abeo potrebbe essere interessante. Vediamo, dipende se gli altri due vengono. Confermano la presenza oppure no, perché se vengono anche gli altri due che vogliamo invitare, la squadra è già fatta sostanzialmente. Sì, ok, va bene, allora. Però insomma, puoi fare tre squadre, se no, scusa. Beh, ci pensiamo, vabbè. Ci inventiamo qualcosa, dai. Appunto, Filippo viene solo per gli gnocchi. E invece sabato se è fattibile anche in due, lo sconsigliamo. Sì, anch'io, ma in generale questo genere di eventi anch'io non lo consiglio da fare in coppia, onestamente, in generale proprio. Sì, anche perché comunque il passeggero su certi passaggi magari un po' parecchio smossi va in difficoltà e non se lo gode come vorrebbe, no, non, e non stessa cosa, gode, anche l'uno né l'altro.
né chi guida né, né il passeggero, quindi no, non lo consiglio, non lo consiglio. No. Allora, se sei d'accordo, io approfitto della tua presenza, anche se abbiamo parlato già delle Cine Adventure, ma ti terrei qui per parlare degli altri eventi, perché ho preparato una carrellata rapida. Purtroppo, come tutti i giovedì sera, si arriva sempre lunghi, perché è già quasi un'ora che parliamo, e quindi cercherò di andare un po' veloce. Vorrei appunto fare una carrellata di quelli che sono gli eventi principali di quest'anno, perlomeno sperando che il Covid non si metta, di mezzo. Alps Tourist Trophy. Alps Tourist Trophy è un'iniziativa nuova, anche se è stata introdotta per la prima volta l'anno scorso, nel 2020, nell'estate scorsa, ad organizzarla è sempre Motor Aid Experience, gli amici di MRE, che sono ben noti soprattutto per la Gibraltar Race. L'anno scorso purtroppo la Gibraltar Race non si è potuta tenere per ovvi motivi, però è stato ideato questo trofeo turistico delle Alpi, che richiama la Gibraltar Race nella formula, ma si svolge su territori nostrani. Ora, l'edizione dello scorso anno si è svolta, le due edizioni in realtà dello scorso anno, perché sono stati in due appuntamenti, si è svolta nella zona tra Piemonte e Francia, zona che appunto gli organizzatori conoscono benissimo. Quest'anno invece si allarga in altre zone e diventa proprio una sorta di mini campionato, se vogliamo, perché è possibile ovviamente partecipare a varie date, adesso andremo a vederle, e è possibile accumulare punti. Ecco, questo è uno dei pochi eventi adventuring che ha una classifica, come appunto avviene per la Gibraltar Race, una classifica che si basa sulla capacità di navigazione e di mantenere la regolarità, perché ogni giorno viene affidato al partecipante la traccia GPX, o meglio viene caricata sul suo navigatore in maniera segreta, mettiamola così, viene caricata, lui non sa assolutamente dove deve andare, segue le indicazioni per quel che riguarda il trasferimento, nel quale comunque deve rispettare, oltre al codice della strada, anche delle tempistiche, delle finestre orarie, dopodiché ha le sessioni speciali, dove non c'è traccia, ma ci sono i waypoints da unire, quindi è un po' una caccia al tesoro in fuoristrada, quindi oltre alla difficoltà di guidare in off-road, c'è anche quella di collegare questi puntini in ordine e di rispettare i tempi. Di rispettare i tempi previsti, il che vuol dire che se si arriva in ritardo, ma anche in anticipo, si prendono punti di penalità, ogni secondo corrisponde a un punto di penalità, poi ci sono ovviamente altre penalità, e queste penalità sanciscono vince, insomma è un giochino divertente, come giustamente qualcuno sta notando, Fulvio in particolare, che il 26-28 marzo con il Covid è un po' presto, ovviamente sì, però un calendario bisogna pur metterlo giù, vorrà dire che presumo se non si riuscirà a fare l'evento in Sicilia a marzo, probabilmente lo slitteranno più avanti nel calendario. Comunque avrò ospite Manuel di Motor Aid Experience, quindi gli organizzatori di Alps Tourist Trophy e di Gibraltar Race, non settimana prossima, ma prossimamente, fra un paio di settimane. E quindi potremo rivolgere a lui tutte le domande del caso e avremo anche qualche indicazione in più sul nuovo decreto, e quindi magari sapremo qualcosa in più, perlomeno per il mese di febbraio, si presume, poi su marzo. Vedremo. Comunque mi premeva segnalarvi l'Alps Tourist Trophy, che si allarga e diventa appunto un mini campionato con questa prima tappa in Sicilia, ma prosegue poi in Romagna ad aprile, in questo caso ci sarà anche una categoria riservata alle moto vintage, ma la formula è appunto la stessa che ho appena detto.
Mentre sempre ad aprile, tutt'altra organizzazione, quindi andiamo a un evento della serie AT, quindi Over 2000 Riders, a Bobbio ci sarà per la prima volta l'Adventure Fest, che è un festival, diciamo, all'aperto. Nel frattempo, mi fa piacere vedere che motori di spiriti nostri stasera, quindi Manuel, ti invito ufficialmente fra due giovedì a parlare, insomma, assieme di quelli che sono gli eventi Alps Tourist Trophy e anche della Gibraltar Race e ovviamente dell'Agnello Treffen. Ci vediamo fra un paio di settimane. Allora, Adventure Fest di Bobbio, dicevo, può essere un buon modo per rompere il ghiaccio se uno non ha ancora confidenza con l'adventuring e farsi un po' un'idea di questo mondo, perché non è prevista nessuna iscrizione, semplicemente ci si presenta nella piazza di Bobbio, dove ci sarà un villaggio allestito con vari espositori e ci saranno varie attività, giri nella zona, per giri brevi per poter esplorare un po' la zona, quindi ecco, sarà un'ottima occasione per chi magari vuole prendere confidenza. Altra data, sempre Alps Tourist Trophy, quindi torniamo all'organizzazione Motorhead Experience in Umbria, quindi con partenza a Foligno, questa a cavallo del 1° maggio. Altra data, insomma, importante da tenere a mente, anche perché l'Umbria è un bel paesaggio. At Pavia Sanremo, altra classica, o meglio sta diventando una classica, e se non ricordo male ha già fatto 3 edizioni. Ciro, hai mai partecipato alla Pavia Sanremo? No, non sono riuscito a iscrivermi, si bruciano in 3 secondi. hai sottolineato uno dei problemi degli eventi AT, che sono sicuramente quelli più rappresentativi al momento di quello che è il panorama adventuring in Italia e sono quelli più noti. E in effetti bruciano subito le iscrizioni nel giro di veramente di minuti, quindi sì. È molto, molto difficile partecipare. La Pavia Sanremo è la entry level, diciamo, della AT Series, quindi è l'evento un po' più facile, anche se comunque ci sono due categorie, la Classic che è un po' più impegnativa e la Discovery invece è molto più tranquilla, poi c'è la Vintage che invece dura meno, non dura tutto il percorso, che appunto ha partenza da Pavia, prevede la sosta notturna a Cairo Montenotte, quindi Alta Liguria, e poi si scende giù fino a Sanremo, e quindi niente, è una classica. Spero anch'io prima o poi di riuscire a partecipare, sono curioso, insomma, anche perché è un percorso che è abbastanza vicino alle mie zone. Invece mi sembra che tu abbia partecipato alla Morenica, una cosa che conosci bene, no? Sì, tra l'altro, diciamo, conosciamo bene il Motoclub Mincio che organizza, perché comunque Goito è comunque poco distante da noi, anche se è un'altra provincia, un'altra regione. Sì, parliamo di Mantova, Goito. Esatto, però abbiamo avuto l'occasione, di io e Sebastiano nello specifico, di dargli anche una mano all'ultima Morenica fatta nel 2019, quella I Fanghi di Gloria, così come è stata nominata, perché era... diciamo un tempo pessimo e sotto l'acqua tutto il giorno, però ci siamo divertiti. Ma al di là del fango, è un evento che ha un percorso particolarmente difficile? No, diciamo è fattibilissimo, tra l'altro è riservata a moto storiche, quindi ante 90, e ci sono un sacco di partecipanti, un sacco di amanti del genere, vedi proprio persone che adorano i loro giocattoli, ed è proprio bello vedere questa passerella alla fine, perché è vero che passi su strade sterrate, comunque collinari, perché comunque si fa sui colli morenici, che zona collinare, pianeggiante, però è veramente, veramente bella. Tanta passione, tanta,
tanti bei pezzi, tante belle moto, ed è una festa. Purtroppo chi ha una moto moderna però non può partecipare, può venire a scuriosare. Esatto, e anche perché fanno la festa il sabato. Il sabato sera fanno solitamente la festa e tutto, a volte a Mantovana, se non ricordo male, e che è aperta a tutti. Ed è stupendo vedere certi pezzi di storia. Sì, poterli vedere da vicino. E il giorno dopo è goduria pura per i partecipanti. Interessante, non hai magari, visto che hai queste aderenze con gli organizzatori, non sai in maniera ufficiosa se c'è una data? Perché al momento non lo so. Ok, no, quindi non si sono sbottonati al momento. Non puoi farmi da talpa neanche stavolta. Allora no. per cosa ti ho invitato? Ti ho invitato apposta? Vabbè. No, tra l'altro loro allora, altro evento, primi... Shoot e Polvere e Gloria. Sì, c'è da 10 anni, quest'anno sarà la 10ª edizione di Polvere e Gloria, organizzato dal buon Andrea Leggeri, di Eroici in Moto, o meglio l'associazione Tamoè, partenza da Gioia Impianti, percorso di 230, mi sembra, chilometri, quello praticamente dell'Eroica, la famosa gara in bicicletta. 205 chilometri. 205, ecco, mi ricordavo 205. E io l'ho fatta un paio di anni fa, forse anche tre, con la Zero. Sono stato uno dei primi, era la prima volta che erano ammesse le moto elettriche. Abbiamo fatto un esperimento e con la Zero DSR sono riuscito tranquillamente a farla. Ho avuto qualche piccolo problema, ma non dipendeva dalla moto, ma bensì da una presa domestica difettosa durante la notte. Ero convinto di aver ricaricato, invece non avevo ricaricato, quindi la partenza alla mattina, sono partito un po' in ritardo, ma vabbè, poi ho recuperato, sono riuscito a fare tutto, sono arrivato un po' in ritardo ma sono riuscito a farla, e bello, poi tra l'altro questo è abbastanza facile, nonostante tutto, nonostante sia facile, perché sono stradone bianche, dritte, nel senso su e giù sulle colline, ma non presentano strappi o zone impestate, nonostante questo c'è chi riesce comunque a cadere, questa è la cosa che quando quindi, si scollega un po', bisogna fare attenzione. No, ho visto veramente partecipare ovviamente motociclisti con moto endurone maxi, ma ho visto anche gente partecipare con moto stradali praticamente, quindi con quelle è un po' più facile sul brecciolino, sulla ghiaina, fare una scivolata. Comunque, Polvere e Gloria è un bel evento, è famoso, poi comunque Eroici in Moto ne organizza anche altri, questo è il principale, perché nella stagione clou, ma ce ne sono anche altri, c'è Winter Heroes, che quest'anno ovviamente non si terrà, ma che è lo stesso percorso in inverno, e poi comunque ci sono altri eventi, non potevo non metterlo dentro. Nel calendario ho messo Sardegna Grand Tour di Adventure Riding, che è l'organizzazione di Renato Zocchi, e la Sardegna Grand Tour io ho partecipato la scorsa edizione, la scorsa estate, ed è un evento molto bello, sicuramente avrete tutti visto il video che ho pubblicato, ho partecipato con l'Africa Twin. Nel frattempo Luigi conferma che ci sono i caduti anche a Polvere e Gloria, quindi come vedi non è che quando il percorso è facile non ci si possa fare male, ma purtroppo si riesce a farsi male lo stesso. Sardegna Grand Tour è bello, molto bello, impegnativo per quello che riguarda le ore in sella, comunque sono giornate belle, piene, impegnative da quel punto di vista. Il percorso non è particolarmente difficile, come sempre se uno è totalmente a digiuno di off-road o non ha confidenza con la moto che sta utilizzando, può trovarsi un po' in difficoltà, però è un bel pacchetto, tra l'altro 890 euro per chi
si scrive entro febbraio, poi sarà a 9,90 se non ricordo male, che sì, dice una bella cifretta, però è compreso veramente tutto, anche il traghetto, tutto quanto, traghetto, tracce, accompagnatori, assistenza, l'hotel, insomma, comunque non è affatto esagerato se poi si fanno i conti di tutto quello che è compreso, e secondo me è una bella iniziativa che sta prendendo piede da 3 anni, mi sembra, che l'anno scorso era la seconda edizione, quindi questa sarà la terza. E non so, io questa forse la rifarei, l'ho fatta l'anno scorso, però la Sardegna, voglio dire, merita sempre. E poi invece una novità è la Mille Sassi, che è organizzata sempre dal motoclub Moto Lampeggio, che sono quelli che organizzano anche la 20.000 pieghe, quindi sono ben noti nel settore. Daniele Alessandrini, sì, e Luca Viola in questo caso, che conosco bene, hanno fatto un percorso dedicato un po' a tutti, mi hanno detto, è un percorso anche in questo caso di scoperta, di più turistico che racing, diciamo, non è sicuramente un rally, ma è una passeggiata attraverso i più bei paesaggi toscani. Anche qui c'è un bel po' di strada da fare, e infatti ci sono varie formule. Come potete vedere, ho messo iscrizione da 99 a 990 euro, sembra assurdo, ma è così, perché ci si può iscrivere per una giornata soltanto oppure fare la settimana completa, quindi adesso non mi ricordo i chilometraggi in memoria, però si può fare per esempio i 150 chilometri, credo, di una giornata, oppure i 1600 di tutta la settimana. Iniziativa interessante, anche in questo caso. Mi piacerebbe partecipare, potrei anche partecipare, anzi io la butto lì, siccome ho parlato con gli organizzatori e mi hanno proposto di fare una squadra, se c'è qualcuno che ha voglia di venire con me, non vedo nessuno, qualcuno sta alzando la mano, non vedo nessuno, chi sta alzando? Se qualcuno ha voglia di venire, facciamo una squadretta, basta essere in 5, se siamo più di 5 faremo 2 squadre, non c'è problema. Esatto. Comunque, se vi va di partecipare a uno di questi eventi, scrivetemelo e possiamo magari organizzare. Allora, la Mille Sassi, dopodiché c'è la Gibraltar Race, speriamo quest'anno che riesca a tornare, nonostante questo casino, questo macello che abbiamo. In questo caso, appunto, l'evento più impegnativo in assoluto del panorama adventuring, è quello più impegnativo, se non altro perché dura 2 settimane, e sono più di 7.000 chilometri, a botte di oltre 500 chilometri al giorno, con una buona fetta in fuoristrada. Fuoristrada non estremo, perché è sempre un fuoristrada pensato per comunque moto dual on off, comunque per le big, per le maxi, quindi stiamo parlando di moto over 150 kg, Africa Twin GS e via dicendo. E anche in questo caso Davide chiede: farai la cronaca? Non lo so, però insomma, speriamo di sì. Ne parleremo ovviamente più approfonditamente poi fra 2 settimane con Motorrad Experience, che ci spiegherà anche come si organizza. Una delle domande, appunto, che sicuramente porrò è come si organizza un evento così complesso. È molto, molto impegnativo per chi partecipa, ma è molto impegnativo per chi lo organizza, e lo so perché ho partecipato da staff, ho fatto parte dello staff nelle ultime 4 edizioni, quindi insomma so bene. Allora, dopo la Gibraltar Race c'è un altro evento della Hat Series, un altro classico che è in moto oltre le nuvole a Sestrier, anche in questo caso è carino per chi vuole prendere confidenza, perché può fare partecipare un giorno solo oppure a più giorni, e comunque
ci si muove sempre da Sestrier a Margherita. Anche in questo caso però le iscrizioni vanno via abbastanza velocemente. Negli stessi giorni, sempre a Sestrier, c'è l'Adventure Fest, che è come quello che dicevo prima a Bobbio, quindi un festival dedicato all'adventuring. E, dopodiché c'è un altro evento a luglio, siamo già a luglio, metà luglio, di Adventure Riding, quindi sempre di Renato Zocchi, Abruzzo Grand Tour, quindi stessa formula del Sardegna Grand Tour, quindi percorso on-road e percorso off-road, questo forse mi sono dimenticato di dirlo prima, quindi due percorsi, è possibile partecipare anche con una moto prettamente stradale, e partenza da Tessa, dalla sede Honda, per cui chi ha piacere, chi può arrivare prima nel venerdì pomeriggio può fare una visita dell'azienda, della Honda, e dopodiché si va in giro a Zonzo per l'Abruzzo. Anche qui traccia GPX, quindi ognuno sul proprio navigatore alla traccia può andare la propria andatura. E la cosa bella che ho apprezzato molto a Sardegna Grand Tour era appunto il fatto di avere sia la traccia stradale sia la traccia off-road, per cui nel momento in cui stai facendo l'off-road ma sei stanco per qualsiasi motivo, sei stufo, è troppo, vuoi tagliare, oppure vuoi vedere com'è l'altra traccia, oppure un giorno vuoi fare l'off, un giorno vuoi fare l'on, insomma lo puoi fare, puoi passare dall'uno all'altro, basta avvisare l'assistenza, perché ovviamente devono sapere dove stai andando, ed è fatta. Alps Tourist Trophy International è poi l'ultimo appuntamento che chiude il campionatino turistico, il trofeo turistico delle Alpi, partenza da Sampeire, questo è l'unico degli eventi Alps Tourist Trophy che si svolge ad Anello, quindi non si sta sempre a Sampeire ma si torna a Sampeire l'ultimo giorno, ed è international perché dal Piemonte si passa poi in Francia, si torna. Questo è quello più complesso, diciamo, tra gli appuntamenti dell'ATT, e infatti è quello che dura di più, un po' più impegnativo. Ricordo, come ho detto prima, qui c'è classifica, navigazione, insomma è un po' più complesso, però è molto molto avvincente se uno qui non ha difficoltà, diciamo, ad approcciare l'off-road e vuole sperimentare qualcosa in più, mettersi un po' alla prova, assaporare anche il gusto del rally, ecco che qui lo può trovare. Rispondo intanto a Maver, che chiede: l'Eroica 2021 c'è? Sì, Polvere e Gloria. È quello che ho detto prima. In realtà l'Eroica è il nome della gara ciclistica, non è il nome della gara motociclistica, forse per quello che ti è sfuggito. L'evento si chiama Polvere e Gloria. Polvere e Gloria, adesso devo tornare indietro. Eccolo qua, Polvere e Gloria, 21-23 maggio. Allora, eravamo qua a TT International, che c'è la AT 3-5 settembre. Anche qui, Ciro, sei riuscito a iscriverti alla AT? No, sempre per lo stesso motivo. E come questa, anche un'altra che devi ancora nominare, ma arriva sicuramente. Questa non so cosa c'è dopo. C'è la Transitalia. Ah, sì, subito dopo la Transitalia, certo. Esatto. Sì, esatto, come la Transitalia, che adesso vediamo, ha lo stesso problema, che non si riesce quasi mai a iscriversi perché i posti sono limitati, esauriscono subito. La AT è impegnativa se si fa la Extreme, ma insomma amici mi hanno detto che anche la classica è abbastanza tosta, perché comunque anche nella classica si guida per 24 ore non stop. Siamo stati su Via del Sale, tutte quelle zone, e, insomma, sono impegnative,
Sì, non sono proprio leggerissime. No, sì, insomma, devi essere preparato, tecnicamente perlomeno. Tecnicamente devi essere preparato, assolutamente. Lorenzo chiede, ma quindi già adesso non si riesce più a iscriversi alla HAT? No, quando apriranno le iscrizioni, che in realtà non, adesso non mi ricordo la data di preciso, devi andare sul sito Over 2000 Riders e trovi le indicazioni. Appena aprono le iscrizioni devi essere celere, anche perché comunque per partecipare bisogna essere iscritti all'associazione Over 2000 Riders. Quindi non vorrei sbagliarmi, ma credo che quelli che sono già iscritti abbiano una sorta di priorità, per cui la cosa magari più furba da fare è quella di iscriversi prima all'associazione e poi quando aprono le iscrizioni della gara essere pronti. Luigi, mio amico Luigi, tu hai partecipato quest'anno sia all'AT che all'ATT, all'Alps Tourist Trophy, hai fatto una scorpacciata quest'anno, quindi ne parleremo anche con te, perché questa sera vi svelo un po' di programmi. Luigi, il mio amico Luigi, sarà ospite. Che giorno ti ho detto? È il 4 febbraio, giovedì 4 febbraio ci sarà Luigi che ci racconterà un po' il suo lavoro e perché è sempre in moto. Dato lui. Principalmente per ovviamente per rimorchiare, però questa è la, insomma, ha poi delle altre una dietro l'altra, esatto. Bene, ti aspettiamo Luigi il 4 febbraio per raccontarci un po' del tuo lavoro. Un altro Luigi invece ti dice, di solito aprono alle ore 13 di lunedì e le ore 13.01 sono già esaurite. Sì, l'AT è così, è molto gettonata e oltre l'AT anche la Transitalia Marathon. Anche questo a me piacerebbe farla, è un evento un po' meno impegnativo della HAT, però dura su più giorni, quindi comunque l'impegno è lo stesso di cinque giorni con partenza da Rimini e qui c'è la possibilità di avere anche il roadbook per chi lo desidera, la formula col roadbook, chi preferisce navigare col roadbook. È bello perché si attraversa un po' una zona centrale dell'Italia per più giorni ed è stata comunque una dei primi eventi di questo settore. Non sei mai riuscito a partecipare, dicevi, Ciro? No, non ancora, però questa è una di quelle che punto da... Sì, decisamente. E, insomma, ci sentiamo, mi sento fin troppo lusingato ad essere dentro con le Cine Adventure in questi nomi, insomma. Diciamo. Sono diciamo, nomi altisonanti e dai quali, insomma, bisogna assolutamente imparare. Noi non siamo assolutamente a questo livello, ovviamente a livello di organizzazione e tutto, però di certo puntiamo a far bene e far divertire i nostri partecipanti insomma, secondo me, sia per quanto riguarda le Signia by Night, sia per quanto riguarda i vari Motoretto, secondo me abbiamo trascorso delle belle ore insieme. Vedo che si è bloccato un attimo. Ok, no, ci siamo. Dati del tempo, dicevo. Ci sono altri eventi che mi vuoi segnalare che magari non hai visto fino adesso? Allora, conosci? Eventi a cui ho partecipato e secondo me sono molto interessanti, che però non so se quest'anno verranno fatti, e sono l'Alto Piano Rally. L'Alto Piano Rally che è da Asiago. Esatto. Asiago, sì. Bello, molto bello, perché comunque l'Alto Piano d'Asiago merita e anche le strade militari sono belle da percorrere. Fai tranquillamente con Max Enduro oppure col Mono, sui pezzi più difficili ci sono i bypass, è fattibile. E poi ho partecipato alla motocavalcata delle Alpi Carniche in Carnia. Friuli, che però non l'hanno fatta, a parte il Covid, avevano avuto problemi con i permessi.
perché anche lì comunque ci sono delle zone un po' particolari, parco e tutto, e mi ricordo, non ero riuscito a programmarla anche per questo motivo qua. Spero che le ripropongano. Beh, soprattutto l'alto. Chiudo con un altro evento di Adventure Riding, anche questa è una prima, una novità, ed è il Marocco Grand Tour, stessa formula del Sardegna Grand Tour, però in terra marocchina, con partenza da Marrakech e passaggio anche a Merzouga con una notte in campo tendato nel deserto, insomma deve essere una cosa molto suggestiva. E poi È so che un lo rischio hai. andare in Marocco, eh? Perché poi ci torni. Che nel senso che poi ci vuoi tornare, chiaro. Sì, eh sì. E, oltre a questi, vorrei ricordare che ci sono poi degli altri WISP che appartengono al calendario, gli eventi riservati ai monocilindrici e bisonti ai bicilindrici, e anche qui si trovano veramente degli eventi molto interessanti, perché poi sono tutti organizzati da motoclub locali che conoscono molto bene il territorio. Voi che siete affiliati WISP lo sapete bene. Sì, E altri eventi che sono dimmi. no, WISP, allora, i lupi bisonti sono sì, affiliati WISP e sono praticamente una sottocategoria, chiamiamolo, un comitato che si occupa del settore motorismo, che diciamo, ha come diciamo, capogruppo, se vogliamo. Il motoclub anni 80 Froda, una roba del genere, dovrebbe essere, che dovrebbe essere di Vicenza, Marostica, queste parti qua, e loro, insieme ad altri gruppi, altri motoclub della zona, soprattutto est, ma dopo ci sono agganci anche in Umbria, eccetera, hanno fatto un po' questo comitato all'interno della WISP, insomma. Sì, esatto, grazie per la spiegazione. Comunque è un calendario da tenere assolutamente sott'occhio, mi dà l'idea così che siano. Io non ho mai partecipato ai loro eventi, quindi non ho esperienza diretta, però mi sembra che siano abbastanza impegnativi. Mi sono fatto Da l'idea quello che che ho visto siano. anch'io, sì, infatti penso di andare a provarne qualcuno con il monocilindrico prossimamente, visto che comunque tanti dei loro appuntamenti sono un po' più rivolti a quel mondo lì. Ricordiamo monocilindrico KTM, KTM XC400 del 2009. ricordiamo che non è BMW, è KTM. Esatto. A parte gli eventi WISP, volevo segnalare anche il calendario Enduring, che sono gli eventi organizzati da Ugo Filosa, che è abbastanza noto nel settore off-road. È un calendario nuovo, nuovo. Non, lui ha deciso di andare per la sua strada, non è affiliato né a destra né a manca, quindi chi interessa ci sono una serie di eventi appunto interessanti su offroaditalia.it. Aggiungo invece, per chi ha meno velleità rallistiche ma più di scoperta, in particolare il calendario degli amici del Marco Polo Team, viaggi a cui io ho spesso partecipato con gioia e soddisfazione, per cui mi sento di consigliarli sempre. Sul sito marcopoloteam.it ci sono già le proposte di calendario di quest'anno. Tra l'altro, appunto, ci sono questi Dirty Roads, che è il nome con cui vengono definiti una serie di tour che si svolgono nel weekend in vari punti d'Italia, e non solo, perché vanno anche sconfinano in un caso in Slovenia, e sono assolutamente consigliatissimi. Primo, perché il giro è bello, proprio sono percorsi belli, studiati bene. Secondo, perché non c'è nessuna ansia da prestazione, si va via tranquilli, lo scopo è conoscere un posto.
si è accompagnati e guidati per mano, per cui non c'è il rischio di perdersi, e tutto è molto ben curato, e non per ultimo ci si trova della gente molto simpatica. Io ho sempre trovato amici simpatici ai Dirty Roads e agli eventi e alle giornate appunto del Marco Polo Team, quindi mi sento di consigliarlo. Dopodiché cosa c'è? C'è Di Traverso che con appunto le sue sia corsi di guida, ma quest'anno ci saranno anche delle uscite con sulle quali tra l'altro sto dando il mio contributo per definire appunto sia la tipologia che le mete, quindi prossimamente tornerò a parlare anche di queste Di Traverso Adventuring più nel dettaglio, però nel frattempo tenete d'occhio il sito di traversoschool.it perché comunque verranno fuori appuntamenti. Qualcuno chiedeva del Meet and Ride dell'aperitivetto con Umberto. Ragazzi, sì, si faranno. Allora, Meet and Ride sicuramente ci sarà a settembre. Adesso fisseremo la data, magari Ciro ci mettiamo d'accordo, visto che comunque ormai il Meet and Ride non può prescindere dalla presenza del Motoclub It Sleeper Ride che fa da cani pastori e ci conducono e ci mantengono in riga. Ci spostiamo anche un attimo dall'Alessi. Esatto, e l'idea è appunto di cercare di fare anche degli altri appuntamenti. E tra l'altro, grazie alla collaborazione con Di Traverso, questo ve lo posso già dire per certo, anche se non vi sto dicendo le date, posso dire per certo che sarà possibile partecipare anche per chi non ha la moto e volesse provare magari la Tenere 700, oppure appunto non vuole usare la sua moto, vuole usare la Tenere 700, si potrà fare a un prezzo assolutamente agevolato. Ecco. Nel frattempo abbiamo già parlato per più di un'ora e mezza e vi do appuntamento poi più avanti per le date appunto dei Meet and Ride e degli Adventuring di Traverso. La questione domande mi sembra che l'abbiamo già svangata, perché durante la serata ci sono state un po' di domande, ma se avete ancora delle curiosità sul tema della serata, in particolare sulle Signia Adventure, potete scrivere oppure potete anche contattare direttamente il Motoclub. Cosa dici, Ciro? Come vi contattano? Allora, c'è la pagina Facebook, c'è il sito internet itsleepride.it, la pagina Facebook cercate chiocciola ESR Bikers e ci seguite, c'è già l'evento pubblicato con le principali informazioni e in ogni caso il numero di telefono che vedete è il mio, quindi insomma, nel caso sono io qui vi rispondo. E basta, adesso cercheremo prossimamente da qui all'apertura delle iscrizioni di uscire con delle pillole informative in maniera da dare più risposte possibili alle FAQ cosiddette e iscrivetevi, vi aspettiamo a braccia aperte, sarà una prima edizione col botto secondo noi. Allora, Ciro, intanto ti ringrazio per la bella compagnia di questa sera, per le belle chiacchiere e ti do un grosso in bocca al lupo a tutto il club per l'organizzazione delle Signia Adventure, per tutte le vostre attività, tanto ci sentiamo presto, ci vediamo assolutamente presto e grazie, passo a salutare un po' tutti gli ospiti gli ospiti, ormai sono cotto, tutti gli amici di questa sera perché è impegnativo parlare, non sembra, ma è impegnativo. Ci tenevo a ricordarvi che il Road to 20.000 praticamente è al rush finale, ma mancano gli ultimi 1.000 iscritti, dopodiché mi tocca inventarmi qualcosa, quindi io sono sempre in attesa delle vostre proposte per festeggiare i 20.000 iscritti. La sorpresa poi sull'ospite misterioso, che tanto misterioso non è, di settimana prossima, ve la svelo, è Renato Zocchi. Settimana prossima ci sarà Renato Zocchi
qui con noi, per cui sicuramente andremo a ripercorrere quello che sono i suoi ricordi delle mitiche Dakar, ma soprattutto parleremo un po' anche dei suoi eventi, di come sta organizzando, e possiamo chiacchierare del più del meno, chiedergli anche qualche consiglio, visto la sua grande esperienza in off-road. Assolutamente sì. Anche tu hai avuto modo di conoscerlo, che è venuto alle Lessina, sì, by Night l'estate scorsa. Alle Lessina by Night avevamo degli ospiti VIP importanti, avevamo Renato, avevamo Franco Picco, e poi è venuto Andrea Perfetti, infatti trovate anche la sua esperienza delle Lessina by Night, e anche Francesco Agnoletto, patron di MBE, insomma... È stata una bella edizione di Lessina by Night. Vedi che ormai sei di tutto, hai tutti i diritti per essere tra gli eventi che contano, vedi? Partite con calma. Partite già col botto. Ragazzi, io ringrazio ancora Ciro, ringrazio ancora tutti voi, grazie per la compagnia come sempre. Grazie in particolare al clan, a chi ha deciso di iscriversi all'abbonamento volontario sulla piattaforma Patreon, e quindi mi permette di sostenere sia gli appuntamenti live di questa sera, sia le video recensioni e tutto quello che vedete sul canale. Grazie a tutti, scusate davvero la stanchezza, Ciro. Grazie mille della compagnia, e ci vediamo giovedì prossimo con Renato Zocchi, sempre qui 21:30. Mi raccomando, nel frattempo, anche se siamo chiusi in casa, lo sapete, gas, ma responsabilmente. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao a tutti.